Diamo il benvenuto ufficialmente al dottor Carlo Palermo, magistrato molto noto non solo in Italia ma anche all'estero, anche in America, per le sue indagini e che ringraziamo ancora per averci ospitato noi di Spazio Tesla venerdì scorso, il 9, e oggi essere con noi assieme agli amici di Radio Italiana in Florida. Buongiorno, dottor Palermo. Buongiorno e iniziamo subito che Che ce n'è di cose, ce ne sono di cose da dire. gli ascoltatori fino Hanno adesso hanno pazienza. Grazie. avuto molto. Allora, dottore, di cosa vogliamo parlare? Nel senso che lei ha un'enciclopedia di cose da raccontare Ma io su. direi che Però. poiché è un'occasione particolare che vede determinati eventi in rapida successione che si maturano proprio negli Stati Uniti, penso che la cosa migliore sia questa volta affrontare direttamente alcune tematiche che mi sono trovato ad esaminare in questi ultimi mesi, proprio perché in qualche modo riguardano determinati cambiamenti, determinate posizioni che si stanno evolvendo e maturando proprio nel 2020. Ecco, a questo proposito vorrei subito precisare che sono venuto a conoscenza di particolari circostanze proprio che riguardano quella che noi in Italia abbiamo sempre chiamato e definito la regia esterna ai fatti che hanno visto coinvolto nella nostra storia il nostro paese e che avevo nel mio ultimo libro La Bestia individuato in una camera di regia presente negli Stati Uniti. Ecco, questo libro venne da me pubblicato alla fine del 2018 e non appena smisi di diciamo essere occupato in questa attività editoriale, ho iniziato una serie di viaggi per poter raggiungere determinati riscontri a quelle ipotesi di individuazione di questa regia esterna che avevo individuato negli Stati Uniti. E sono stato impegnato in numerosi viaggi, sia in alcune capitali europee, in particolare a Parigi, ad Amsterdam, a Bruxelles, a Liegi. Poi sono stato molto, molto a lungo in Vietnam, per dei motivi che quasi incredibilmente, quasi paradossalmente, presentano poi una diretta rilevanza su tutto quello che mi sono ritrovato a scoprire in questi ultimi mesi in relazione alla pandemia. Un ultimo viaggio poi ho effettuato proprio per vedere da vicino e cogliere da vicino certe sfumature che riguardavano la regia esterna a New York e a Washington, esattamente dai giorni 27 gennaio al 9 febbraio del 2020. Conseguentemente a me praticamente è avvenuto un fatto veramente straordinario, e cioè che io sono partito dall'Italia
in un momento in cui si parlava appena dell'evento pandemia. La pandemia è stata dichiarata in Italia il 31 gennaio, il 30 dall'OMS, e quindi mentre io mi trovavo esattamente a New York e poi a Washington proprio per individuare quella camera, per esaminare nei particolari quella camera di regia che io avevo individuato nelle mie ricerche di 35 anni di indagini, svolte via via, prima come magistrato, poi come avvocato, poi in quelle plurime mie attività di indagine che non ho mai smesso di eseguire, perché per i fatti che ho vissuto e per l'attentato che ho subito a Trapani, ho continuato a ricercare la verità, sempre realizzando determinate scoperte, ma riuscendo ad individuare gli aspetti più delicati soltanto nel 2016, che è stato il momento in cui mi sono reso conto che a Trapani, e dietro l'attentato di Trapani che avevo subito nel 1985, in realtà vi era una camera di regia internazionale massonica, di una massoneria esoterica, quella dei Rosa Croce, in relazione alla quale io avevo sequestrato un documento, si pensi un po', esattamente rimontante al febbraio del 1983. Ma questo documento, che adesso mi dispiace non potervi mostrare, chi ha il libro La Bestia a disposizione, lo può subito individuare, è un documento di primaria importanza in quanto, è scritto da una determinata persona che ho anche identificato, individuato e indicato con nome e cognome nel libro La Bestia, ormai sono più di 2 anni fa. Era una mia vecchia conoscenza all'epoca dell'inchiesta di Trento, l'avevo anche interrogato e ancora oggi vivente. E svolge determinati ruoli a livello internazionale e nazionale. Si tratta di Giancarlo Elia Valori, personaggio che in base a quanto potetti ho potuto esaminare da certi raffronti documentali, era l'autore di quel documento che vedeva come intestazione i Rosa Croce, cioè chi scriveva quella lettera, che era una vera e propria lettera di raccomandazione, della quale parlo nel libro. Qui il discorso si allungherebbe inutilmente. Comunque, si tratta di questo personaggio che attualmente, nel periodo più recente, ha svolto delle attività anche di ausilio nei confronti delle nostre autorità di governo, in particolare nel governo Gentiloni, nel governo successivo, mi pare, di Matteo Renzi, e di ausilio nella creazione di un organo che avrebbe dovuto svolgere delle attività di intelligence di carattere privato. Preciso che questo personaggio, fin dall'epoca
in cui me ne occupai nell'inchiesta di Trento, alludo agli anni Ottanta, era in aveva godeva di rapporti privilegiati in relazione a dei paesi un po' inconsueti per noi italiani, perché si trattava in particolare dell'Iran, della Corea del Nord e della Cina. Diciamo che in relazione a questi rapporti ne è traccia anche oggi nell'attività svolta da questa persona, in quanto risulta pare presidente onorario della ditta cinese dei Huawei e conseguentemente della sede italiana. Conseguentemente è inquadrato in determinate posizioni sono abbastanza, direi, allineate alle posizioni governative italiane. Fatta questa premessa, dico subito che quel documento è un documento che nella storia delle indagini, nelle storie giudiziarie, ma anche nelle storie che possono essere quelle degli storici, degli appassionati cultori, degli studi massonici, ecco, quel documento che ho sequestrato è un documento unico, perché se esiste un tipo di organizzazione segreta che è caratterizzato da omertà e segretezza è la massoneria per definizione, e in particolare i Rosa Croce nella loro storia dagli anni dal XIV al XVI secolo, quando si sono incominciati di più a rivelare, ai secoli successivi, sono sempre stati tra i più accorti nella rivelazione delle proprie partecipazioni a questo tipo di raggruppamento di carattere massonico, che non esistono praticamente altri riferimenti che siano presenti documentalmente né in rete né in archivio, non esistono. E dico subito che la presenza di questo documento rappresentò come un fulmine a ciel sereno nella mia inchiesta, perché comparve all'improvviso nel febbraio, ripeto, del 1983. Praticamente ciò che è scritto in questo documento, facendo ricerche su ciò che è scritto in questo documento, si perviene oggi a determinati siti che presentano carattere richiamo a Lucifero. Ecco perché in particolare io poi mi sono recato a Liegi, in quanto nel sito che si chiamava Ergos Vetrani, digitando oggi il nome che appariva come autore in quella lettera, usciva un sito massonico in cui il simbolo era la statua di Lucifero che è presente al 10. Per dire che a distanza di quasi 40 anni, perché erano 35 anni quando ho scoperto, diciamo, l'importanza di verificare che cosa fosse dietro quel documento,
vi era un futuro, vi era un futuro, e dato che quel documento racchiudeva delle simbologie, dei numeri di praticamente impossibile spiegazione da parte degli interessati, nel tempo io ho eseguito ricerche che vi potrà sembrare incredibile, hanno avuto un esito e uno sviluppo esattamente negli ultimi tempi. Perché, e qui arriviamo, io arrivo subito al dunque, poi casomai posso fare anche delle precisazioni e ritornare su degli argomenti, però è necessario chiarire un qualche cosa, perché noi nell'esperienza del nostro paese, l'Italia, abbiamo scoperto qualcosa sulla P2 del venerabile Licio Gelli unicamente perché i magistrati italiani, i magistrati di Milano che indagavano sul Banco Ambrosiano, scoprirono a un certo punto nel 1981 degli elenchi di appartenenti a questa loggia P2 e conseguentemente, diciamo così, sequestrarono un certo tipo di materiale e un certo un numero consistente di appartenenti che erano rappresentanti nelle nostre istituzioni, dei nostri servizi segreti, degli apparati militari, di amministrazioni dello Stato, della stampa, c'era di tutto, ce n'erano pochi di esteri. Dottor Palermo, mi perdoni una cosa, io tra l'altro stavo anche guardando, tra l'altro oltre a lei su Valori indagò, mi sembra di aver capito, anche il giudice Luigi De Magistris, che poi dopo se ne è occupato anche Genchi. Esatto, e io sto vedendo che tra l'altro Valori aveva aveva una figura di incarico di un vertice incredibile all'interno della massoneria, quindi è stato comunque una persona al di là degli incarichi che ha avuti a livello anche statale, perché come dicevo giustamente è stato dirigente di autostrade, vicepresidente e tutto, però anche all'interno della massoneria stessa pareva risultare ai vertici della massoneria contemporanea. Sì. Io ricordo che quando lo interrogai come magistrato a Trento, già avevo delle note dei servizi su di lui che ne descrivevano la sua personalità. Guardate, dietro a me io sono pieno di carte e documenti che sono fotocopie di atti processuali, quindi state tranquilli che io, se dico qualche cosa o cito certo qualche documento, è perché i documenti esistono e conseguentemente, per quanto riguarda Giancarlo Elia Valori, esistono, così come esistevano le indicazioni che fosse molto probabilmente un collaboratore di alcuni organi della nostra polizia giudiziaria, eccetera. Ma lasciamo perdere un attimo questo discorso. Il discorso è un altro. Il discorso è questo: è che lui non è che appare nel Grande Oriente o appare dalla P2 sembrava esserne comunque uscito, non era molto chiaro se fosse stato espulso o se fosse stata una condotta concordata. Io ne ho parlato anche di questo problema nel libro La Bestia, però vorrei dire una cosa, e cioè che sulla P2, che è praticamente l'unica loggia massonica coperta sulla quale magistrati e anche una commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto indagini, il che è avvenuto con la nota commissione di Dina Anselmi da subito, cioè dall'81 fino all'84-85,
diciamo che l'unica conseguenza, l'unica seria individuazione che perché mi esce il libro? Perché sì. Stiamo mandando intanto in regia, mandiamo dei documenti. Stia tranquillo. Dunque, allora dicevo così che né magistrati ma nemmeno la commissione d'inchiesta riuscì, ma nemmeno tentò, di effettuare un esame sull'attività, sulle finalità che costituivano oggetto del proposito massonico. Non voglio dire il progetto di rinascita di Licio Gelli. Il progetto di rinascita di Licio Gelli è il progetto di rinascita di Licio Gelli. No, io sto parlando della massoneria. Cioè, voglio dire così che a seguito della scoperta di quella particolare loggia massonica, coperta perché nascosta, vennero etichettati e come messi all'indice gli appartenenti solo per il fatto di essere iscritti alla loggia P2. E già solo questo veniva ritenuto che fosse un qualche cosa che costituisse quasi un reato, però non lo era. Venne fatta una legge proprio successivamente a questo caso che sancì la rilevanza penale, cioè l'ipotesi di reato per associazioni segrete che fossero state da quel momento in poi poste in essere. Ecco, però la commissione d'inchiesta e nemmeno i magistrati sono mai riusciti a individuare un unico reato da porre a carico di questa organizzazione chiamata loggia P2. Dottore, lei mi disse un giorno, mi disse un giorno addirittura loggia P2 al quadrato, poi su questo... Ecco, sì, ma praticamente proprio poco tempo dopo che io sequestrai quel documento, ripeto, ciò avvenne nel febbraio del 1983, io interrogai i valori, ma non avevo capito a quell'epoca che poteva essere lui l'autore di quella lettera che avevo sequestrato. Vi fu un documento dei nostri servizi datato gennaio del 1984 che non venne posto a mia conoscenza e che io ho chiamato 11 tavole che ho scoperto solo e semplicemente nel 2016 proprio andando a cercare scusa Isabella, puoi prendere quei due volumi che stanno dall'altra parte, che sono grandi così, sono due tomi, sì, sono lì. Ecco, dottore, intanto mi dice la regia che di Stefano... Allora, dicevo così, che solo nelle mie ricerche, a un certo punto, sono riuscito a ritrovare tra gli atti della Commissione P2 un documento che sembrava esattamente che fosse destinato a me, perché parlava di me e parlava di cose che riguardavano i miei imputati. E visto che non ho la possibilità di mostrare, ecco, è questo documento qui che io non so se lo riuscite
Lo tenga fermo così, dottore. Perfetto. Comando generale della Guardia di Finanza, quarto reparto, 22-3 dicembre 1900, non vedo bene, 86 credo. 84. 84, ok. Eccolo qua, il documento Ecco. lo vediamo. Allora, guardate che è qua dentro, è 11 pagine, ok, e è dentro il libro La Bestia. Lo stiamo vedendo. Praticamente qua dentro ci stanno dei nomi che portano al passato, perché vedete che ci sta Calvi. Sì, eccolo qua, Roberto Calvi, lo vediamo. C'è praticamente, ma la storia che inizia da prima, da Verzotto, da Felice Riva che andò in Libano. C'è storia d'Italia e ci sono personaggi come, ma fu il primo a sinistra in alto. Certo, vediamo dei nomi stranieri, sì. Ma fu, sì, nomi stranieri ma importanti. Cioè, ma non dico, Stock è un personaggio che è uno dei fratelli di una famiglia di origine libanese sefardita, che ha avuto, o almeno è stato sospettato di connivenze, addirittura come intermediario di armi di Osama Bin Laden. Cioè sto parlando di atti che sono del 1984, e che al centro, guardate bene, presentano i nomi che sono scritti di Massimo Pugliese e di Giuseppe Santovito, che erano miei imputati, e Massimo Pugliese era il destinatario di quella lettera di cui vi ho parlato prima. Ecco, e io vengo citato numerose volte in questo documento, che è di 11 pagine, e dicevo, anche qui, in questo documento, vi spiego semplicemente, tanto per dirvi, che quei nomi, Nelson Bunker Hunt è uno dei personaggi che è stato nel settore del petrolio uno degli agenti massimi dal dopoguerra fino ad epoca recente. Gait Faraon è un personaggio che è presente nella nostra storia e quella della BCCI, della Banca di Credito e Commercio, che ha avuto un epilogo proprio in Florida nel 91. Peter De Savary è vivente ed è una persona, tanto per dire il livello di queste persone, che ha fatto pubblicità contraria a Donald Trump quando era candidato alle elezioni. Se voi digitate sopra internet Peter De Savary, Donald Trump, troverete le malignità e i ricordi espressi da questo soggetto, che è un imprenditore vivente di primaria importanza tutt'oggi in Gran Bretagna, che faceva affari con Donald Trump e che ha raccontato dei particolari che evidentemente riteneva di voler segnalare quando dovevano esservi le elezioni. Roberto Calvi e tutto quello che scende sotto, Cassoggi, Winston Churchill Junior, cioè praticamente qui dentro vi è tutto. E qui, se avete il documento e andate alla tavola numero 9,
alla tavola numero 9, se la raggiungete e la mostrate, in 10 secondi vi spiego che cos'è la piramide rovesciata. Proviamo ad andare alla pagina numero 9, vediamo se la nostra regia se riesce, dovremmo riuscirci. Dottore, intanto anche perché poi subito dopo attacchiamo con la pandemia. Allora, perfetto. Perché allora, il caso è esattamente qui. Ok, allora intanto che stiamo cercando la pagina e ringraziamo la nostra regia. Dottore, la questione della P2 al quadrato, quando lei me l'ha detta, la P2 al quadrato, ha fatto accapponare la pelle. Ci lo vuoi spiegare? Ecco, guardi, fermo qui. Fermiamo un attimo, ok, ci torniamo su dopo. Sulla P2 al quadrato. Ecco, questa è la P2. Ok. Ecco, se lei scorre questo documento, dice, lo faccio, è un po', dice la P2, ma guardi com'è scritto il 2. Lo okay. Vedi dove è scritto? Ok, sì, lo vediamo, certo. In alto, per 7 volte è scritto in questo documento sempre al quadrato. E ve lo leggo. Non tutti i piduisti sono trafficanti di droghe e armi, ma quasi tutti. Sì? I trafficanti okay. Sono piduisti. Lo sono i personaggi già indicati nella combine De Gré, francese, Verzotto, con vecchia nostra conoscenza, Trapani, direttore della Cassa di Risparmio delle Due Sicilie, Salamone, questo personaggio, Salamone, Ottavio sì. Salamone, è stato direttore del Banco di Sicilia e praticamente nel periodo successivo all'ultimo dopoguerra. E ha avuto delle posizioni importanti fino al 1993, quando è stato eletto da Draghi componente del Comitato per le Privatizzazioni. È presente Ottavio Salamone, questo personaggio, che qui viene indicato, se leggete bene, come piduista. Perché sta dicendo lo sono i personaggi già indicati, ma questi non sono negli elenchi. Non sono negli elenchi della P2. Lo sono i percettori delle tangenti dello scandalo Enipetromin. Lo era l'ex colonnello del SID pugliese, quello imputato da me, destinatario della lettera. Oggi in carcere e lo sono coloro che argentini e italiani collaborarono a vendere armi alle forze argentine durante la guerra delle Falkland. Sono quelle cose sulle quali avevo svolto io le indagini. Lo stesso Pugliese, l'ex capo generale marchese dello Stato Maggiore della Difesa, che invece non l'ho imputato, non l'avevo individuato, ma era scritto qui. L'affarista Glauco Partel, che era il mio imputato, il giudice, come attestano vari quotidiani, il giudice istruttore di Trento, Carlo Palermo, ha stabilito come certo il ruolo dei trafficanti piduisti nel mercato delle armi e della droga e ha avuto in proposito un lungo carteggio con il presidente della commissione P2, sempre guardi come è scritto, Tina Anselmi. Certo. Solo che chi scrive questo appunto, che ho individuato come Stefano Giovannone dei nostri servizi, anche esso interrogato da me, l'autore contesta la interpretazione data dall'Anselmi nella commissione P2. Se fate scorrere un po' il documento io verso il basso, perché dice così che la P2, mentre l'Anselmi dice che
la P2 sarebbe la massoneria, mentre invece viene detto che è stata da lungo tempo espropriata la P2 da chi? Da una società rivale, la società dei Rosa Croce, con sede a Chicago e Ginevra. E andando avanti, perché andiamo alla fine del documento, è scritto, perché viene citato un episodio che è stato uno dei primi delitti, si potrebbe andare oltre e dire che oltre ai quattro livelli indicati criminali di cui parla, la P2, questa al quadrato, è il quinto livello della struttura, quello per l'appunto riunificante. Ecco, cioè viene indicata la esistenza di quella piramide superiore che era stata ipotizzata dalla commissione P2, ma che mai nessuno ha eseguito accertamenti. Badate che io ho scoperto quel documento qua dentro gli atti della commissione P2. Lo vedete? Io l'ho scoperto qua dentro. Vi rendete conto? E sta messo in mezzo agli atti che riguardano il giudice Palermo, ma non è vero, perché a me questo documento non è mai pervenuto, perché se fosse stato consegnato nei miei confronti dal quarto reparto che mi forniva il materiale, perché io ho un'enormità di materiale, ma questa no, perché questa è intervenuta nel momento in cui avevo già avuto lo scontro con Bettino Craxi. E quindi è il momento in cui il livello superiore si è racchiuso. Ma adesso passiamo al... Ecco, quindi la piramide rovesciata è chiaro, no? Quella che è stata realizzata a Parigi e inaugurata nell'aprile dell'89. Perché P2 al quadrato, che cosa significa al quadrato? Che diventa sempre più grande, come è esattamente la piramide inversa che è posta sopra la piramide più piccola che è all'interno del museo del Louvre. Però ritornate su questo documento esattamente alla sua pagina 4, perché adesso vi spiego come sono arrivato io ad occuparmi. Stiamo vedendo la pagina 4, dottore, in questo momento. Ecco. Okay. Allora, viene fatta la descrizione di questi livelli, primo, secondo, terzo, eccetera. Ecco, su questo... faccia scorrere le banche. Signor giudice, io una e cosa... Qua, no, deve girare la pagina prima. Allora, se la P2 era il quinto livello, diciamo... Qui. Dottore, qui. Per cortesia, se la P2 era il quinto livello... Ci può indicare poi i livelli superiori, come si chiamano? No, ci perdoni? No, il quinto livello fare. È il massimo. È il massimo, quindi il contrario... Pensa che io ho scritto il libro, il quarto livello, praticamente sono stato considerato nel 96 quando... uscì la sua prima edizione e in cui io inclusi tutti gli apparati bancari e militari, perché individuai in questa componente trasversale il livello superiore e massimo, con accenni alla massoneria, però non la percepivo. Qui era scritto il quinto, ti figuri se avessi saputo. Chi l'ha mai citato il quinto livello? Nessuno. Ecco, in questa pagina in cui parla
del primo, del secondo, parla del terzo, ma guardi che quando parla del terzo, ma parla di livelli dove sono collocati, dove lui colloca Gait Faraon, Rafik Hariri, Mahfud Fustoq. Rafik Hariri è quello che è stato ucciso libanese. Si sta parlando di livelli veramente elevatissimi. Faccia scorrere un po' il documento. Grazie Stefano. Ecco, parla del terzo livello, a livello terziario, vede dove faccio il segnetto? A livello terziario abbiamo i rappresentanti di potenti e molto ufficiali società chimiche, Givaudan, Hoffmann, La Roche, Unilever, o di armamenti, Lagusta, quella Sì, della, che faceva le armi, gli elicotteri, gli elicotteri. elicotteri per i quali avevo fatto le Sì. indagini in Argentina, che era emerso il nome di Craxi, eccetera. Ecco, allora, guardate, il mio libro La Bestia è arrivato alla individuazione di questa massoneria superiore. Però quando è uscito il libro e io individuai Erice, perché avevo scoperto il sacro monte di Erice, perché è una cosa importantissima, perché il sacro monte è nella massoneria è unico, non è che esiste il sacro monte da una parte o dall'altra. La massoneria crede in un sacro monte e il sacro monte della massoneria è il monte. No, non toglietemi quel documento. Lasciamo il documento, lasciamo ancora il documento Lascio un un attimo quel attimo, documento. poi È proviamo il a sacro vedere. monte della massoneria, in cui vi è un triangolo naturale, naturale, perché sono delle mura che risalgono ad epoca paleolitica di migliaia di anni fa, in cui sono scritti sopra caratteri fenici. Quindi le prime culture sono le prime culture dell'umanità, quelle degli Assiro, Babilonesi e Sumeri. Queste sono le tracce. E ciò di cui si parla è la Grande Madre, quella che nel vecchio, nel più antico credo religioso, era considerata la figura generatrice della vita. E quindi ecco la grande madre che è presente nella lettera, nel documento della lettera, quella di cui, che avevo sequestrato, di cui abbiamo parlato per primi. E allora, di questo triangolo io ne parlo a lungo nel libro, quindi è il simbolo 666 della sua altitudine, che non corrisponde al reale, ma venne attribuito da un astronomo e ammiraglio inglese appartenente alle élite della Royal Society. Cioè c'è una etichetta massonica che è attribuita dai vertici della massoneria, cioè è indicato come il triangolo, quello che poi di fatto viene disegnato nella banconota da un dollaro degli Stati Uniti dal 1890 ad oggi. È quello la parte che viene tagliata, perché è la piramide tagliata e sopra chi ci sta? Ci sta il centro Ettore Majorana, che guarda caso è in collegamento con il CERN di Zurigo e il Fermilab di Chicago, e cioè quei centri sul microcosmo e sul macrocosmo, finanziati da chi? Da Dalla chi? famiglia Diciamolo. Rockefeller. Ecco, Questo, diciamolo. e a questo punto, diciamo così, io arrivo alla fine del libro La Bestia. Poi che cosa faccio?
faccio quello che non potevo fare più lì, però l'ho incominciato il giorno dopo, perché qui, rispetto a noi magistrati, c'è una grossa novità, perché per la prima volta ci sono come oggetto di livello pari alle industrie militari, ci sono quelle chimiche. E questi nomi che vengono fatti qua, Givaudan, Hoffman, LaRouche, Unilever, voi che avete una certa età, Sì, sapete assolutamente. Certo. chi è? Beh, chiaramente sono tutte No, 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 aziende. chiaramente no, No, specifico. no, Qua di qua sono. che si parla. Lo dica lei, perché è meglio al È pigno migliore la del mio. Duque di Seveso. Di Seveso, la Nuvola di Seveso. 1976 sono le società che risultarono implicate per la nube tossica alla diossina. Ecco Diossina, a Seveso. perché io sono andato un mese e più in Vietnam. Perché noi abbiamo avuto in Italia la diossina e abbiamo avuto il primo episodio e unico episodio nel nostro paese della presenza di questa sostanza che è stata usata per bioterrorismo, perché la diossina venne usata nel Vietnam per realizzare quelle bombe con l'agente Orange, con le quali hanno non soltanto procurato la distruzione della vegetazione, così come dicevano gli americani che effettuavano per essere avvantaggiati nella guerra contro il Viet Cong. No, loro l'hanno usata con le bombe e l'hanno usata con delle polveri colorate frammiste al cibo, come ho verificato nella mia missione che ho effettuato nell'anno 2019, andando in Vietnam e interrogando ufficiali e persone e prendendo tra le mani questi bimbi anche appena nati, che sono deformi e che sono delle vittime di questa diossina che lavorava in Italia. Ok? Allora guardate un po' che cosa curiosa. È una cosa un po' curiosa che io vado negli Stati Uniti, scopro nel vero senso della parola la centrale della regia che cercavo massonica a Washington, ad Alexandria di Washington, dove esistono determinate simbologie che identificano nel potere governativo degli Stati Uniti fin dalla nascita, cioè da George Washington, la figura di Lucifero, perché è presente nelle simbologie della costruzione che è stata fatta, che è stata realizzata in modo identico al faro di Alessandria, Alessandria d'Egitto e il faro di Alexandria in Virginia, e che ricorre anche lì il solito numero 666, questa volta 333. Perché sono due,
i fari che debbono essere accoppiati. Essere accoppiati per realizzare che cosa? Per realizzare quelli che sono sempre stati intesi come le colonne d'Ercole, le fonti, i pilastri che nella massoneria si ritrovano all'ingresso di ogni loggia, solo che una è caduta ed è vecchia, quella dell'Alessandria d'Egitto, e quella che rimane è il faro, è quello degli Stati Uniti, attribuito agli Stati Uniti da chi? Dal potere massonico europeo che nel XVII secolo alla scoperta degli Stati Uniti attraverso le colonizzazioni di tutti i paesi europei hanno esportato in primo luogo la massoneria, marchiando con i propri con le proprie etichette e timbri esattamente gli Stati Uniti. Alessandria è una, e un'altra che è particolarmente molto importante nella vicenda di cui ci occupiamo è Roma. Roma, in quale stato? Fabrizio, fatta, dove si trova? Volevi, appunto, volevo che intervenisse un attimo Fabrizio, visto che parliamo di cose che riguardano gli Stati Uniti. Visto che parliamo di casa sua, un attimo, hai per caso... Perché esistono certi fatti che riguardano trasversalmente il mondo, il pianeta, ecco. Quindi stiamo bene attenti, perché qui, quando io ho letto, ecco, questa è... indica un poco dall'alto si vede il triangolo. Guardate, anche qui nella piazzetta, la vedete? Triangolare. Adesso andiamo ad aprire un attimo l'immagine. Di cultura scientifica. Eccoci, e guardate, qua. Fermo un poco di meno. Guardate. Un po' meno. Ecco, okay, guardate. Così. Guardate la linea che vi faccio vedere. Guardate. Questa è dritta, poi c'è questa e quest'altra. Questa è la Y. Sì. Ecco. È la Y nella massoneria indica il dualismo. E il dualismo è la chiave per comprendere la teosofia e... le culture che sono alla base di tutti quei movimenti massonici, paramassonici, spiritualisti dell'epoca, dal XVIII, XIX, XX, quella che è poi stata definita e chiamata l'era dell'acquario, e quindi nella quale è avvenuto il cambiamento, il rivolgimento che nel XX secolo ha cambiato il mondo, in particolare dagli anni 60. Adesso questo triangolo che voi vedete qui è un triangolo che è posto quindi all'altezza dichiarata, assegnata di 660 metri. È questo il simbolo della massoneria. Se socchiudete soltanto gli occhi, vedete che sulla destra c'è il castello di Venere e sulla sinistra c'è il castello degli Aragona, che rappresentano le corna. Quindi la simbologia ha un... Queste immagini poi... nel libro che sta per uscire vedrà anche un altro disegno uguale, identico, che riguarda il nord. Dottor Palermo, stiamo... Però ritorniamo al problema essenziale,
Ecco, aspetti un attimo, le volevo dare il tempo. Siamo arrivati alla prima ora di chiacchierata che è volata. So che lei voleva dividere in due parti, come in un film. Ecco, arriviamo quindi alla seconda. Secondo te. Però Fabrizio, tu avevi qualche domanda per il dottor Palermo prima di passare alla seconda, diciamo, al secondo tempo? No, io sono molto curioso, non conosco molto di queste cose e mi rammarico di quanto diciamo l'umanità è riuscita a nascondere e a falsificare le cose che vengono dette, quindi sono un po' basito e ascolto con molto molto interesse.